Ciao a tutti, eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. Siamo in compagnia dell'onorevole Francesca Bonomo per affrontare i temi su coronavirus in primis e poi su altre tematiche che riguardano regione e nazione. Innanzitutto, onorevole, grazie per essere in nostra compagnia per questa intervista. E Grazie a voi per questa opportunità. vorrei iniziare subito parlando appunto del coronavirus, una tematica che lei ha vissuto a livello sia personale che lavorativo. Ecco, come è cambiata la sua vita in tutti e due questi ambiti e piani della sua vita? Sicuramente questa emergenza ha cambiato molto le nostre abitudini, diciamo, è stato uno shock molto grande sia per diciamo, la politica in generale, ma anche dal punto di vista delle abitudini personali delle persone. Anche averlo sperimentato in prima persona ovviamente ha cambiato anche una serie di abitudini, la paura dell'isolamento, la difficoltà comunque di vivere per tanto tempo in isolamento, aspettando un tampone che non arrivava. Diciamo, penso di aver vissuto un po' quello che hanno vissuto i cittadini che si sono trovati in una situazione simile. La difficoltà una volta, diciamo, anche lì ripresa tutta l'attività, ripresa la normalità, il primo shock, no, di ritornare in mezzo alle persone con tutti i dispositivi, fare comunque un lavoro come il mio dove sei a contatto con tante persone, quindi comunque devi dialogare con tante persone e dover mantenere le distanze, tenere le mascherine, sono tutte cose ovviamente che cambiano il paradigma, no, dello stare insieme e ovviamente anche del proprio lavoro. Sono tanti i consigli che hanno iniziato a funzionare anche in maniera telematica, noi, quello che abbiamo anche cercato di stimolare a livello nazionale, per esempio il Consiglio regionale del Piemonte quasi totalmente lavora solo in modalità, diciamo, da remoto. Così come anche la maggior parte dei consigli comunali. Il Parlamento invece in realtà ha sempre operato in una fase in misura contingentata per riuscire a rispettare ovviamente le distanze, adesso in presenza, tentando anche lì di utilizzare tutti gli spazi che erano disponibili, quindi non solo l'aula, ma anche il transatlantico che è stato anche lì abilitato per le votazioni elettroniche, così come tutte le parti superiori delle tribune, per poter garantire appunto questo distanziamento. Nelle commissioni invece ancora adesso si lavora in maniera contingentata perché comunque diciamo, sono luoghi fisici nei quali non si può stare in tanti, con degli stop per la sanificazione, quindi in realtà il Parlamento non è mai stato chiuso, non si è mai chiuso a differenza di quello che veniva detto, però ovviamente ha dovuto funzionare in maniera diversa, quindi è cambiato sicuramente tutto, le abitudini di tutti, ecco. Ecco, adesso che la vita sta tornando alla normalità e molti cittadini si chiedono, c'è ancora il rischio di una nuova ondata, di tornare di nuovo in lockdown, se si parla settembre, ottobre, che si devono prendere di nuovo delle restrizioni un po' più forti, perché molti virologi hanno detto che con l'avvento dell'inverno, dell'autunno, ci possa essere una nuova ondata. Ecco, qual è il rischio concreto? Sicuramente adesso il fatto che il virus è stato per diversi mesi in azione ha diminuito la sua intensità e lo si vede anche nei casi che adesso sono minori rispetto all'inizio. Ci sarà comunque in autunno probabilmente il rischio di una nuova ondata. Credo che non si debba arrivare ovviamente ad un nuovo lockdown, a una nuova chiusura perché se si sono cambiate le abitudini, come stiamo dicendo, no? Oramai siamo tutti abituati a uscire con la mascherina e se ce la dimentichiamo, no? È la prima cosa che torniamo in casa per prendere. Siamo abituati comunque a non avere di no contatti tra persone, diciamo, non congiunte, ravvicinati, distanziamento sociale, anche nei luoghi di lavoro sono rispettate tutte queste regole, quindi se questa cosa verrà interiorizzata e si continuerà ovviamente a lavorare, se tutti, come spero, scaricheranno l'app Immuni, inizieranno ad usare anche queste tecnologie che noi stiamo cercando di, diciamo, di implementare a salvaguardia proprio della salute delle persone, credo che si riuscirà ovviamente ad evitare un nuovo lockdown. Però ovviamente ci sarà, è possibile, così come dicono i virologi, è possibile che ci sia comunque un ritorno di una recrudescenza, diciamo, del virus, quello sì. Vorrei entrare più adesso sull'ambito politico. Abbiamo visto negli ultimi giorni delle sue critiche mosse in confronto alla giunta regionale, a Cirio e all'assessore Icardi in questi ultimi mesi. Ecco, ci vuole spiegare le sue critiche e anche
l'ultimo suo post su Facebook che abbiamo potuto leggere riguardo l'autostrada Torino-Aosta, la ferrovia Torino-Aosta. Allora, sì, sicuramente questo virus ha sconvolto tutti, cioè non si può dire che nessuno avesse il modo di, diciamo, di reagire e la soluzione, no? La ricetta perfetta in tasca, perché come stiamo dicendo, stiamo ipotizzando di un ritorno, sono tutte ipotesi quelle che abbiamo fatto nel momento in cui è scoppiato il virus, quindi diciamo di certezza non ne aveva nessuno, né nell'ambito nazionale né tantomeno sull'aspetto regionale. Infatti, se devo essere sincera, quello che politicamente mi sarei aspettata in questa fase storica per il paese era comunque una collaborazione di tutte le parti politiche, perché è una situazione talmente straordinaria. Cioè, non c'è mai stata una crisi così profonda, sia sanitaria che economica, che sociale, che tocca il nostro paese, no? Cioè, la crisi 2007-2008 è niente rispetto a quello che stiamo affrontando adesso. Quindi quello che mi sarei aspettato era, diciamo, la collaborazione di tutti, perché visto che bisogna risolvere ogni problematica che riguarda l'aspetto lavorativo, umano, della salute, eccetera, bisognava collaborare tutti. E infatti per il primo periodo, anche dal punto di vista regionale, noi siamo stati molto collaborativi con la Giunta, cercando di trovare un dialogo, no, sulle misure da portare avanti. Come si sa, diciamo la sanità è prettamente comunque una questione di competenza regionale. Poi certo gli indirizzi vengono dati a livello nazionale, ma come sappiamo purtroppo l'implementazione, cioè dico purtroppo solo perché abbiamo 20 sistemi sanitari diversi nel nostro paese, e questo secondo me non è un bene per il diritto alla salute dei cittadini, perché se uno si ammala in Piemonte ha un sistema sanitario, se si ammala in Lombardia ne ha un altro, se si ammala in Sicilia ne ha un altro ancora, quindi non c'è un'uniformità, diciamo, del diritto, no? Quindi è prettamente regionale, quindi la regione diciamo, principalmente doveva implementare le misure e le linee che venivano date a livello nazionale. Una cosa sulla quale sono stata d'accordo, diciamo, fin dall'inizio con la regione è il fatto che, essendo che la cosa necessaria era implementare prima di tutto le terapie intensive, perché diciamo, partivamo da circa 5.800 a livello nazionale posti in terapia intensiva e dovevamo, diciamo, arrivare almeno a raddoppiarli in maniera molto veloce, perché sappiamo che nella prima fase c'erano molte persone purtroppo che avevano bisogno del respiratore, della terapia intensiva, quindi era una delle priorità. Ho concordato il fatto di dire attrezziamo tutti gli ospedali, indistintamente della regione, per riuscire a farlo in maniera più veloce. Quindi su questo sono stata assolutamente d'accordo. Su tante altre cose invece no. Prima tra tutti, penso che una regione che fa un acquisto dei dispositivi, dalle mascherine, ma non dico solo le mascherine, che ovviamente abbiamo capito che erano essenziali in questo momento, ma anche i camici impermeabili per le operazioni, i salvascarpe, i calzari, appunto i copricalzari per le scarpe. Cioè, un acquisto della regione fatto solo il 17 di marzo, cioè dopo più di 2 settimane, quasi diciamo 3 settimane dall'avvio dell'emergenza, secondo me è inconcepibile. Perché cioè, in un momento emergenziale come quello tutti dovevano lavorare in maniera veloce. Quindi in Piemonte i dispositivi mancavano e ci si aspettava che tutto venisse dato dal nazionale. Non funziona così perché era, prima di tutto perché la competenza è prettamente regionale, ma perché comunque doveva essere una collaborazione tra livello nazionale e livello regionale. Un'altra cosa che non ho concordato, ha continuato a dire il nostro assessore Icardi che sui tamponi loro seguivano le linee dell'Istituto Superiore della Sanità. Non è così perché l'Istituto Superiore della Sanità ha sempre detto sì di farlo ai sintomatici, perché anche lì si dice che diciamo, gli asintomatici hanno meno probabilità di contagiare, eccetera, eccetera, anche lì supposizioni. Ma i sintomatici sono persone che avevano tosse, febbre, magari anche problemi diciamo, di dissenteria, mal di gola. Non erano solo quelli che avevano gravi crisi respiratorie, gravi problemi respiratori. Invece, normalmente in Regione Piemonte veniva fatto il tampone solo a chi aveva gravi crisi respiratorie. Se riusciva ad arrivare in tempo in ospedale, perché comunque il tampone veniva fatto prettamente in ospedale,
E abbiamo visto quali erano i numeri dei tamponi fatti in Piemonte, molto più bassi rispetto a quelli fatti nelle altre regioni, diciamo che cosiddette rosse, che comunque avevano un'emergenza, diciamo, più forte, come la Lombardia e come l'Emilia-Romagna e come il Veneto. Quindi questo tema dell'ospedalizzazione, del non attivare subito invece queste misure di comunità che noi avevamo, le cosiddette USCA, che dal livello nazionale noi abbiamo chiesto di attivare subito, a metà marzo, queste invece sono state attivate con molta lentezza e ancora adesso in realtà non funzionano in maniera così efficace sui territori, perché era necessario invece che le persone evitassero di arrivare in ospedale, no? Cioè si isolassero intanto le persone che avevano questi sintomi. Si faceva i tamponi alle persone con i sintomi e magari alle persone intorno a loro, e così da evitare il contagio, perché se no la catena del contagio era, diciamo, una cosa inarrestabile, no? Quindi il fatto che si fosse scelto questa politica del fuori pochi tamponi non è stata una politica sicuramente efficace, ed è quella che tra l'altro creava anche la paura nelle persone che rimanevano lì ferme a casa. Chi rimaneva poi fermo a casa? Perché anche lì mi immagino le persone che dopo un po', dopo mesi che stavano lì ad aspettare un tampone e il tampone non arrivava, magari non avevano più sintomi, a un certo punto anche lì sono uscite di casa, ma senza avere forse la certezza di non aver avuto niente, senza aver avuto la certezza comunque e la tutela che, diciamo, che la regione avrebbe dovuto dare alle persone. Quindi, diciamo, dal punto di vista dell'organizzazione è stato molto manchevole il livello regionale, e quello che credo che fosse il problema, perché anche lì Icardi ha detto più volte: non c'erano i laboratori, la giunta di centrosinistra ci ha lasciato due laboratori. No, non è così, 18 erano i laboratori in inizio, pubblici, e 18 erano alla fine. La differenza è ovvio che per questo tipo di emergenza non tutti e 18 erano attrezzati per fare quel tipo di test. Peccato che tutti i laboratori avessero scritto la settimana stessa dell'inizio dell'emergenza alla regione per dire: dateci X, Y e Z per poterci attrezzare con tamponi, con reagenti, per fare tutti e 18 i test che serve fare. La regione invece li ha attrezzati solo con la lentezza che abbiamo visto. Quindi non è una questione di cioè di mancare i laboratori. I laboratori c'erano, però è ovvio che un'emergenza come questa non era prevista, no? Inizialmente. Quindi ovviamente dal punto di vista amministrativo si dovevano attrezzare. Credo che il problema fosse che mancavano i reagenti, più che i tamponi ancora. Anche lì avevano annunciato un accordo con l'università, l'hanno annunciato e poi forse l'hanno fatto molto dopo. Cioè, c'è stata un po' questa mania dell'annuncite e poi del fare le cose un po' con lentezza, ecco. Guardando anche la situazione internazionale, ecco, lei crede che il centrodestra si sia dimostrato inadeguato a rispondere a una crisi sanitaria del genere, oppure ci sia stata una politicizzazione contro, appunto, il centrodestra da parte dei media? No, io credo che, allora, sicuramente c'è stato chi ha tentato inizialmente di non tener conto del problema. Penso a Johnson in Inghilterra, che ha iniziato a dire che era tutto, diciamo, un'idea, che il tema dell'immunità di gregge, eccetera, eccetera. E poi però anche loro hanno dovuto mettere in atto le misure precauzionali che abbiamo messo in atto tutti noi. Anche in America c'è stata anche lì una sottovalutazione, secondo me, della problematica, e poi un correre ai ripari successivamente. Qui io credo che sì, se si fosse, come ho detto all'inizio, no, politicizzato meno, ma dico da destra a sinistra, cioè se si fosse pensato meno, no, all'idea politica in quel momento, perché non c'è da lucrare sulla salute e sulla situazione, no, dal punto di vista politico, c'è da trovare una soluzione a un'emergenza internazionale, nazionale, mai vista prima. Quindi io credo che se in tutti gli stati, a partire dall'Italia, si fosse pensato tutti al bene comune, senza dire differenza destra o sinistra, perché in questo momento la priorità è tutelare la salute e tutelare comunque l'economia del paese, no? Ma una cosa non prescinde dall'altra. Abbiamo anche visto che la scelta di bloccare tutto è stata una scelta anche dolorosa, no? Dal punto di vista nazionale, dolorosa anche per le aziende, dolorosa per le persone che hanno dovuto bloccare tutte le loro attività e cambiare, no, anche il modo anche di lavorare. Vedo anche adesso, no?
si vede ancora quanto nel centro, per esempio, delle nostre città. Adesso sta iniziando a cambiare anche lì le necessità, lo smart working è molto più sviluppato e bisognerà andare sempre di più, no, a svilupparlo. Abbiamo visto anche i benefici che abbiamo avuto diciamo in questa fase, nella quale l'obbligo di bloccarsi, l'obbligo del distanziamento, eccetera, ha fatto progredire anche nell'evoluzione diciamo telematica, che forse questo paese avrebbe dovuto fare con coraggio prima, no? Tante saranno le abitudini che cambieranno, quindi io credo che la politica, destra, sinistra, chi governa, chi è all'opposizione, ad oggi ha l'obbligo di cogliere questa crisi per dare un'opportunità al paese e a livello, diciamo, internazionale, di superare questa crisi insieme, rafforzando comunque il sistema nazionale e il sistema globale. Credo che questa sia la sfida, non il mettersi uno contro l'altro, dire chi avrebbe fatto meglio, chi avrebbe fatto peggio, perché sicuramente, cioè, io per prima credo che, come l'ha detto Speranza, no? Cioè, nessuno avrebbe fatto le stesse identiche cose, perché è ovvio che è stata una cosa improvvisa e quindi cioè, solo la pratica, no? Fa sì che uno capisca che cosa poteva fare meglio e che cosa poteva far peggio. Però credo, ecco, che trovare delle soluzioni insieme sarebbe stata la cosa più utile, ecco. Invece smettere, cioè, credo che sia l'ora di smettere, ecco, di lucrare su questa situazione, perché se no non ne va del bene del paese, ecco. Ecco, invece a livello nazionale, abbiamo letto in questi giorni del decreto rilancio, ecco, quali saranno i miglioramenti, le semplificazioni burocratiche e le agevolazioni che avranno i cittadini a livello sia economico che sociale a breve? Sicuramente noi, con tutte le misure che abbiamo preso a livello nazionale, abbiamo cercato di dare delle risposte veloci e concrete a questa situazione di emergenza, quindi che non era solo sanitaria, ma è un'emergenza, come ho detto prima, anche economica. Il nostro obiettivo qual è stato? Prima di tutto, nella prima fase, è stato di aiutare tutti, perché abbiamo obbligato le persone a chiudere le attività, a rimanere a casa, le aziende, diciamo, a mettere le persone comunque nella quasi totalità in smart working. Quindi diciamo, le azioni che abbiamo fatto all'inizio sono state quelle di aiutare le aziende nel sostenere questo percorso e quindi aumentare la cassa integrazione, quindi per tutte le aziende, anche solo con un dipendente. Quindi questo ovviamente ha aumentato i numeri, no, delle richieste della cassa integrazione. E dall'altro lato invece aiutare le aziende, gli autonomi che erano bloccati, ad avere un aiuto. Quindi il bonus, per esempio, dato a tutti senza distinzione di perdita, senza distinzione alcuna, è stato fatto per questa ragione qua, perché era, diciamo, necessario nel minor tempo possibile dare un aiuto concreto alle persone che da lì a breve non avrebbero avuto un introito. Purtroppo abbiamo visto come anche in questa situazione c'è chi ha speculato. Questo è un problema, però credo che anche lì si debba parlare più di responsabilità personale, e anche il nostro paese debba iniziare a crescere anche da questo punto di vista, no? Cioè, credo che chi ha speculato in questo momento, no, sia chiedendo cassa integrazione dove non aveva diritto, sia magari chiedendo il bonus quando non ne aveva così bisogno, cioè, alla fine lì è più una questione di responsabilità personale, di etica personale, che è un'altra delle cose sulle quali dobbiamo ragionare per il futuro, no? L'obiettivo dello Stato invece è stato quello, cioè aiutare tutti indistintamente. Dalla seconda fase invece quello che noi stiamo cercando di fare è trovare una soluzione alle diverse problematiche. Ci sono, per esempio, bar, no, come quello dove siamo adesso, ristoranti, che dovranno lavorare al 50% in linea di massima, o comunque ancora adesso vediamo quanto c'è la difficoltà, perché le persone hanno ancora paura, no? Quindi difficilmente vengono la sera a cena, al pranzo, perché se in smart working ci sono meno persone che fruiscono anche lì degli spazi dei ristoranti, dei bar durante il pranzo. Quindi ovviamente queste attività magari avranno bisogno di continuare ad avere la cassa integrazione, oppure, per esempio, una delle cose che ho presentato nel decreto rilancio è di far sì che per queste attività che magari vogliono smettere, no, di avere tutti i dipendenti in cassa integrazione, ma comunque fanno difficoltà ovviamente perché gli introiti sono minori rispetto a prima, avere una decontribuzione
per i dipendenti che tolgono dalla cassa integrazione e incominciano a farla lavorare. Questo credo che sia utile, l'ha detto anche Confesercenti in questo frangente, sia per attività per esempio come i ristoranti e i bar, ma anche per gli hotel che magari per dare un servizio al 100% hanno comunque bisogno di personale. Però avendo magari meno persone che fruiscono dell'albergo, ovviamente avere una decontribuzione sui dipendenti per esempio può essere una soluzione concreta. Faccio un altro esempio, il fondo perduto, che è una delle misure in questo decreto, nel decreto rilancio. Il fondo perduto, per esempio, noi perché abbiamo aspettato a darlo? Tanti ci hanno criticato perché quello che noi volevamo parametrare era la perdita che le aziende hanno avuto nel mese di aprile. È vero che adesso stiamo battagliando ovviamente anche noi dal Parlamento con il governo per cercare di ampliare lo spettro dei mesi di valutazione, no? Cioè da aprile almeno fino a maggio, cioè aprile-maggio-giugno, perché ci sono alcuni settori come quello turistico per esempio che magari nel mese di aprile normalmente non fanno molti introiti, no? Vedremo se riusciremo a migliorarlo o se comunque sarà poi oggetto di un'altra misura, però il parametrare il fondo perduto in base alle perdite oggettivamente che le aziende hanno subito, anche lì aiuterà chi ha subito più perdite ad avere più aiuto. Chi ovviamente anche in questo periodo di crisi, magari non essendo stato chiuso perché essendo un servizio essenziale, ha continuato a lavorare, ovviamente avrà minori aiuti rispetto a quelli che li hanno gli altri, ma credo che sia una questione di equità e anche di aiuto che va, diciamo, ad essere più disegnato rispetto alle necessità delle persone. Altre misure per esempio sono quelle dei congedi parentali, bonus babysitter. Sappiamo che uno dei sacrifici più grandi che abbiamo chiesto anche alle famiglie è stato quello aver bloccato le scuole e quindi ovviamente i bambini e i ragazzi che sono rimasti a casa hanno messo ovviamente anche in difficoltà le famiglie nell'economia ovviamente del lavoro, no? Del riuscire a gestire la questione. Quindi l'ampliare il bonus babysitter, l'ampliare anche lì la questione dei congedi per facilitare il fatto che comunque tutti possano tornare a lavorare, le donne in primis, è una delle altre priorità. Così come l'assegno unico per le famiglie, che in realtà è stato scorporato da tutto il lavoro che abbiamo fatto sulla famiglia e dovrà arrivare già in approvazione alla Camera entro la prossima settimana, perché c'è stato un iter veloce nella quale ha collaborato per esempio anche l'opposizione. Uno degli altri aiuti importanti nel decreto rilancio è la questione della cassa integrazione. Sappiamo che la cassa integrazione è stato un problema, uno dei problemi grandi, perché anche lì c'era un iter ed è un iter che è sempre stato previsto dalla nostra legislazione, no? Che è il fatto di riconoscere un decreto nazionale, quindi dei fondi nazionali per la cassa integrazione. Le aziende a quel punto fanno la richiesta alla propria regione delle necessità che hanno, no? di cassa integrazione. In questo caso, come ho detto prima, avendola ampliato, no? E dandola anche alle aziende con un solo dipendente, è ovvio che il numero delle richieste è stato altissimo, no? Sono stati milioni le richieste rispetto a quello che invece era normalmente. E questo ovviamente l'iter regionale di acquisizione delle domande e di rilancio, diciamo, e comunicazione della domanda a livello nazionale di nuovo all'INPS è stato un percorso molto lento per tutte le regioni, anche per la regione Piemonte in primis è stato un percorso molto lento. Quindi abbiamo tentato di semplificare togliendo questo passaggio regionale. Vedremo se Tridico con l'INPS adesso, Conte, il presidente un giorno sì e l'altro pure, chiede al presidente dell'INPS di riuscire ad aiutarci in questo percorso di semplificazione per renderla, non dico automatica perché nell'iter non si può rendere, il bonus è stato automatico, no? Infatti abbiamo visto che all'inizio è stato difficile, 11 milioni di persone che hanno ottenuto il bonus per il lavoro autonomo hanno avuto, diciamo, un po' di tempi, no? Per riuscire ad ottenerlo, ma poi nella seconda fase è stato velocissimo perché era una cosa gestita direttamente dall'INPS. Con un clic automatico uno poteva riavere la seconda tranche. Con la cassa integrazione purtroppo questo automatismo non si può avere, ma abbiamo tentato di semplificare molto il sistema. Adesso speriamo che questo sia efficace. Credo che queste semplificazioni, e infatti il prossimo decreto avrà ad oggetto proprio tutte queste semplificazioni anche a livello nazionale, siano una delle altre sfide che abbiamo in questo momento, cioè riuscire a semplificare tutto l'iter burocratico del paese, cioè riuscire a ottemperare e a trovare l'equilibrio tra, da un lato, l'esigenza di garantire il fatto che chi ha veramente bisogno, no?
e quindi non, come abbiamo detto prima, chi vuole sfruttare l'occasione ottenga le misure, ma dall'altra parte non chiedere invece a chi ha diritto, no, di fare degli iter farraginosi per poter ottenere il proprio diritto. Quindi trovare un equilibrio tra le due esigenze. Ha citato il Premier Conte, lei pensa che il lavoro del Premier Conte sia stato soddisfacente in questa ripartenza oppure valuta anche altre alternative al posto del Premier in questa situazione, un altro tipo di maggioranza? Io credo ogni volta che quando uno deve valutare se una persona ha fatto bene o male, credo che debba cercare di mettersi nei suoi panni. E credo che se ogni italiano si prova a mettere nei panni del Premier Conte o comunque di chi ha dovuto prendere delle decisioni, anche lo stesso assessore, diciamo, regionale o il presidente Cirio in questa fase, può capirne la difficoltà, no? E la complessità del prendersi una responsabilità di questo tipo. Io credo che lui abbia superato, diciamo, al pieno questa sfida. Sicuramente credo che, come ho detto prima, magari alcune cose si potevano fare diversamente, ovviamente a ragion veduta, no? Però credo che, vista la complessità della situazione, vista la velocità anche con la quale il nostro governo ha dovuto trovare le soluzioni ai problemi, credo che non si potesse fare meglio di quello che abbiamo fatto con le conoscenze che ovviamente avevamo in quel momento lì. Con le conoscenze storiche di adesso magari potremmo fare meglio, però ovviamente la vita e la storia non si fa coi se e coi ma si fanno nel momento in cui uno ha da prendere le decisioni. Quindi io credo che lui ha sicuramente lavorato bene e ha dimostrato di poter anche essere una forza di governo. Credo che in questo momento ha dimostrato di fare il Premier, a differenza di cosa veniva fatto prima, no? Cioè, gli avevano chiesto di fare cose che non erano costituzionali, un contratto di governo, un Premier che veniva tenuto, no, da un contratto tra due forze politiche, delle cose che non sono costituzionali. Ecco, un Premier è uno che deve prendersi la responsabilità delle sue scelte. Poi certo che ha un governo, una maggioranza con la quale si confronta, ed è quello che facciamo ogni giorno, anche adesso sul prossimo decreto, col quale trovare degli equilibri. Però credo che, ecco, abbia sicuramente preso appieno la sua responsabilità. Sì, anche a livello elettorale comunque il Premier Conte gode di un buon consenso ricevuto grazie a questa situazione, come sì, per la gestione di questa situazione. Sì, sicuramente credo che abbia, diciamo, fatto tutto il possibile per poterla gestire al meglio. Sì. Riguardo le situazioni delle famiglie, ci sono milioni di donne che l'Italia ha fatto un passo indietro, perché in questi anni ci siamo battuti molto per la situazione lavorativa delle donne e durante questo coronavirus molte donne si sono ritrovate a essere, diciamo, sfruttate tramite lo smart working, dover guardare la famiglia in quanto le scuole erano tutte bloccate, chiuse e soprattutto ci sono state tantissime segnalazioni di violenze domestiche. Ecco, come si può far ripartire, diciamo, quel processo con cui gli anni scorsi abbiamo cercato di dare più diritti alle donne sia a livello lavorativo che a livello familiare, come si può? Io credo che su questo tema prima di tutto ci debba essere un cambio di passo e di paradigma culturale del paese, cioè credo che tutte le misure che noi abbiamo portato avanti, anche il congedo parentale dato anche agli uomini, ai papà, va nell'ottica di cambiare un po' il paradigma. Cioè non è che se i ragazzi, i figli stanno a casa è la donna che automaticamente li deve guardare, no? Quindi questo riuscire a parificare, no, anche sui congedi, sui diritti, sui bonus, diciamo il nucleo familiare e riequilibrare culturalmente, no, un po' la visione e la funzione della famiglia, credo che sia un obiettivo che dobbiamo avere. So che cioè, si fa ancora fatica, perché proprio dal punto di vista culturale si fa un po' fatica, no, a cambiare questo assetto nel paese, però credo che sia la nostra sfida. Come dicevo prima, sicuramente il fatto di bloccare le scuole, infatti una nostra battaglia è di riuscire a far partire a settembre le scuole in presenza, non solo per la questione del carico familiare, perché purtroppo un'altra cosa che mi è spiaciuta molto è che in questa fase si parla di scuola, no, solo per il carico familiare. No, è importante far partire la scuola in presenza proprio per il diritto dei ragazzi allo studio, perché il diritto allo studio
così come il diritto alla socializzazione, fa sì che i ragazzi possano interagire tra di loro, interagire con gli insegnanti. Questo è un obiettivo primario e farlo in sicurezza deve essere l'obiettivo di questo governo. Quindi farlo ripartire, e in sicurezza vuol dire ovviamente garantire a tutti questo diritto, ma non far sì che siano usati, che siano, diciamo, trattati tutti allo stesso modo, no? Perché i piccoli comuni, per esempio come quello dove siamo oggi, Barbania, 1600 anime, non gli possiamo chiedere le stesse cose, no? Le stesse prescrizioni come ad un grande comune come Torino, perché sicuramente i numeri dei bambini nelle classi sono diversi. Quindi dovremmo cercare di far sì che si trovi una soluzione per farli ripartire in presenza, prima di tutto per un diritto dei ragazzi, che devono avere la possibilità di studiare, la possibilità di interagire in presenza. Poi ovvio che questo è di conseguenza anche un aiuto alle famiglie, un aiuto anche alle donne ovviamente, che possono riprendere anche le attività normali come prima. Su quello ti dico, il passaggio che abbiamo fatto è quello di fare appunto questa misura, di allargare il congedo, allargare il bonus il più possibile. Questo per poter garantire ovviamente alle persone, alle donne, di continuare a lavorare. Sullo smart working io credo che non sia un male il fatto di aver implementato questo tipo di attività, e credo infatti che anche le persone, donne o uomini che siano, ad oggi hanno visto anche i lati positivi, no, dello smart working. Sicuramente un risparmio molto grande dal punto di vista dei trasporti, anche di tempo, no, del fatto di riuscire a sicuramente risparmiare il tempo di raggiungere il posto di lavoro. Diciamo prima, anche un risparmio dal punto di vista delle spese che uno può avere se deve andare fuori a far pranzo o altre cose quando va a lavorare. Credo che bisogna anche lì trovare un nuovo equilibrio tra, anche lì, il fatto di fare magari alcuni lavori in presenza e l'importanza della presenza su alcuni lavori e sulla socialità, sull'interscambio che può esserci, e dall'altra parte anche però la necessità magari di implementare dove si può lo smart working su alcune cose, che può essere anche un modo, dall'altra parte in realtà, anche per facilitare il lavoro sia delle donne che degli uomini che vogliono conciliarlo con il, diciamo, con la gestione della famiglia. Non deve essere però un obbligo, secondo me, sì, per la donna, cioè nel senso non deve essere un obbligo di dire no, perché o una cosa di categoria, ecco, perché a quel punto allora no, avremmo perso la sfida culturale, che invece è quella che dobbiamo vincere. Dal punto di vista invece della violenza sulle donne, credo che anche lì ovviamente, purtroppo, col fatto di il lockdown, il blocco, il fatto di rimanere molto in casa, i problemi e le dinamiche sicuramente di divergenze, di conflitti familiari si sono acuiti. Abbiamo visto anche solo quanto in questo periodo, purtroppo, non solo le violenze, ma per esempio anche le crisi familiari sono aumentate, no? Cioè in questa fase di convivenza forzata sicuramente una coppia o funzionava o non funzionava, quindi c'è anche stato per esempio un aumento delle separazioni. Questo purtroppo ha portato invece, sì, nei luoghi dove probabilmente si perpetrava violenza, all'acuirsi anche di queste problematiche. Io credo che quella sia una necessità anche lì che dobbiamo... E una delle priorità di questo governo. Sicuramente i governi nostri precedenti di centrosinistra avevano già fatto molto da quel punto di vista, con il piano antiviolenza, il codice rosso, ma credo che dobbiamo fare ancora di più, perché bisogna cercare di facilitare sempre di più queste donne al denunciare, perché sappiamo molto bene che la paura più grande che loro hanno è quella di denunciare, perché non si sentono poi tutelate da un sistema, no? Da un sistema Stato che poi deve in qualche modo comunque garantire il fatto che poi vengano staccate da quel nucleo familiare e anche rese autonomo nel caso in cui purtroppo magari non lo sono. Quindi sicuramente questa è una sfida che dobbiamo cogliere, e credo che la dobbiamo cogliere trasversalmente. Noi abbiamo anche a livello nazionale un intergruppo donne che non fa differenza anche lì di colore politico e di partito. E credo che è proprio lì che noi più volte, anche in questa fase di emergenza, abbiamo cercato di trovare le soluzioni, perché non credo che sia una battaglia che debba avere colore politico, e anzi, credo che sia una battaglia che debba richiamare tutte le istituzioni, quelle nazionali, quelle locali, perché ovviamente
serve riuscire ad avere la collaborazione anche delle associazioni locali, delle forze dell'ordine che sono già molto, diciamo, attive sul tema, e noi abbiamo lavorato anche nei piani che abbiamo fatto anche su un tema di educazione, ovviamente anche da quel punto di vista, perché ovviamente anche una persona che ha subito violenza deve poi avere tutta anche un sostegno dal punto di vista psicologico, la persona, la famiglia, i figli che purtroppo spesso sono anche vittime, no? O vittime, diciamo, in prima persona, o comunque vittime anche solo oculari di quelle che sono state le violenze perpetrate. Quindi credo che, diciamo, è tutto un sistema che deve cercare di funzionare e funzionare insieme. Quindi credo che questa sia anche una delle nostre priorità. Io chiuderei parlando di giovani. Molti universitari sono sentiti abbandonati dallo Stato in quanto le tasse sono sempre rimaste invariate, abbandonati a una didattica, diciamo, non ben organizzata e studiata, essendo anche la prima volta giustamente in questa proposta. Ecco, lei cosa consiglia ai giovani, alle future classi dirigenziali, soprattutto per poter cambiare le cose in futuro in questo paese? Un paese ormai che ha un'età media molto alta e che quindi dovrà nel corso degli anni sostenere un sistema pensionistico molto, molto importante. Ecco, lei cosa consiglia ai giovani per poter riuscire a cambiare le cose, sia a livello politico e sia a livello economico, sia a livello sociale? Prima di tutto, è infatti un piacere vedere te così giovane che sei qua ad intervistarmi, perché è l'esempio che il paese deve fare questo ricambio, il paese deve avere il coraggio di fare un ricambio generazionale. Purtroppo nel nostro paese, anche lì, se ti chiedo, per te giovane che cos'è? Cioè, quanti anni deve avere un giovane? Bella domanda. È vero? Nel nostro paese, per esempio, un giovane, no, è categorizzato fino ai 35 anni. Io sono uscita quasi, perché ho quasi 36 anni, quindi forse non sono più giovane, non lo so, forse no, fino ai 40 anni. Comunque siamo in questa categoria, no? Ecco, secondo me, cioè, non sono cioè, una persona a 35 anni, a 40 anni non è più giovane, no? Sono le persone che dovrebbero gestire, no, insieme a quelle ancora più giovani, un paese. Quindi cosa dico ai giovani? Prima di tutto, interessatevi della politica, perché sono anche proprio di questi giorni, si diceva, adesso non mi ricordo qual era la ricerca che è stata fatta, però mi ricordo che il risultato era che i giovani si interessano molto poco della politica, c'è una bassa percentuale di interesse dei giovani alla politica. E io credo che la prima cosa per chiedere ai giovani di responsabilizzarsi è quella di interessarsi. So che è una questione magari che uno vede lontana, perché la vede lontana dalle proprie cose. In realtà la politica poi decide qualsiasi cosa che ognuno di noi fa, e la politica non è detto che la si debba fare per forza in un partito. Cioè, io per esempio, prima di fare attività amministrativa in un piccolo comune come questo, come Barbania, a fare il consigliere comunale, che è una delle cose che per esempio consiglio ai giovani di fare, cioè per interessarsi della politica, per interessarsi del bene comune, anche solo partire dal gestire un'amministrazione locale, entrare in un consiglio comunale, è un modo per imparare a interessarsi delle cose. Ma non è detto che lo si voglia fare magari in amministrazione e in un partito. Fare politica, per me, io prima di iniziare a fare un percorso politico facevo associazionismo, ho fatto attività per la comunità di Sant'Egidio, facevo il servizio per i senza fissa dimora nella città di Torino. Anche quello per me è far politica, cioè scegliere dove stare dalla parte degli ultimi e trovare delle soluzioni. Associazioni come Libera, associazioni anche culturali che nei nostri paesi ci sono, anche solo i giovani che si interessano e fanno attività culturali nella banda, per esempio. Cioè, essere parte di una comunità e delle associazioni dei paesi e del nostro paese è, secondo me, comunque un modo di interessarsi del bene comune e trovare delle soluzioni. Quindi prima di tutto ai giovani dico fatelo, perché è il primo modo per imparare a gestire le questioni. E poi, appunto, più si va in alto e più si impara anche lì a prendersi delle responsabilità. Per esempio, in università fare il rappresentante universitario, cioè riuscire a prendersi cura, no, anche delle responsabilità degli altri, delle opportunità degli altri, secondo me è un modo per far cambiare le cose, per far sentire la propria voce, perché sennò la soluzione sarà sempre quella che hai detto tu, cioè perché si è dato o perché si dà sempre soluzione
a quella categoria magari che ha una certa età più avanzata e quindi si parla più di pensioni piuttosto che di diritto dei giovani allo studio, eccetera, perché la maggior parte delle persone del nostro paese rappresenta quella categoria lì e la maggior parte dei rappresentanti del nostro paese rappresenta quella categoria lì, quindi sta a noi giovani organizzarci e prenderci cura del bene di altri giovani. Per esempio anche la mia candidatura in Parlamento è nata così, da una rete di giovani amministratori. Quindi è possibile farlo, ma dobbiamo metterci noi in gioco per cercare di trovare le soluzioni. Per quanto riguarda l'università, credo che è vero, sia stato difficile ovviamente riorganizzare tutto il sistema, fare degli esami magari anche non in presenza, così come è stato fatto fino ad oggi. Credo che dall'altra parte appunto è stato necessario in base, come abbiamo detto prima, alle necessità che c'erano rispetto a questa emergenza. Sicuramente dal punto di vista delle tasse delle questioni del diritto allo studio si deve fare di più. L'abbiamo chiesto, cioè, sia a livello regionale, noi nella passata legislatura regionale con Regione Piemonte garantivamo il 100% delle borse di studio ai ragazzi dell'università di questa regione. Adesso c'è stato un momento iniziale in cui la Giunta voleva diminuire i fondi e la battaglia comunque dell'opposizione ha fatto sì che per adesso fosse garantito ancora questo diritto. Anche a livello nazionale sicuramente su questo dobbiamo lavorare di più. Nel decreto rilancio, per esempio, noi abbiamo previsto una misura per quanto riguarda in realtà i fuorisede, un aiuto anche lì per l'affitto, sì, per i ragazzi in fuorisede. E spero, abbiamo presentato questo emendamento con un collega, il collega Pagano, e spero in questa fase di riuscire a ottenere questo beneficio, perché anche quella era una difficoltà ovviamente per i ragazzi che sono qui a studiare. E sicuramente dobbiamo fare ancora di più, dobbiamo fare di più, non dobbiamo però secondo me vedere questa evoluzione, anche qui come dicevo prima, solo come una cosa negativa. Questa evoluzione telematica, dello studio e anche del diritto, perché questo può anche magari ottemperare anche per i ragazzi, per i giovani. Io per esempio quando facevo l'università e studiavo giurisprudenza, studiavo e comunque lavoravo contemporaneamente, quindi magari il fatto di riuscire a garantire anche questo tipo di modalità può essere anche un modo per facilitare per esempio gli studenti che lavorano e studiano insieme. Quindi secondo me non bisogna demonizzarla da un lato, bisogna sicuramente trovare delle soluzioni, equilibrarla perché sia più efficace, quello sì. Io, onorevole, la ringrazio tantissimo per l'intervista e saluto la gente che ci segue e ci vediamo alla prossima puntata di Rock Politic. Io ringrazio a voi, ringrazio anche a te per l'intervista e alla prossima, grazie.